Last time we arrived until the outbreak of the civil war. Siamo arrivati fino allo scoppio della guerra civile. The bad aspect. Meglio. Sì. The bad aspect of the civil war was, as you can see on your text, that the war was between father and son, brother and brother, and so it was the bad aspect of the civil war was that it was a war between father and son and between brother and brother. It was a civil war, una guerra intestina, una guerra civile tra fratello e fratello. But we can read at the civil war as a war of class with a rising gentry against a decaying aristocracy. C'è una guerra di classe tra una gentry che si sta affermando e un'aristocrazia decadente. There was two opposite sides, the parliamentarians or roundheads, cioè i parlamentari o teste rasate, perché si tagliavano i capelli molto corti, roundheads, against the aristocracy, that was composed by kings, by the king and the chivalry, cavalleria. And their name was royalists or cavaliers. So we have royalists or cavaliers against parliamentarians or roundheads. Cioè il re e i... Il re e i cavalieri contro il parlamento e la gentry. The civil war broke out in March 1642. Charles was pulled off London, e viene cacciato da Londra. He goes to York, that is a very important city in the northeast of England, that starting from medieval time was a place where the king used to take court. Il re scappa a York, che fin dall'età medievale era un posto molto importante dove il re teneva la corte. And the parliamentarians controlled Hull, the Tower of London and the Royal Navy. Quindi vedete che i parlamentari hanno il controllo di tre cose molto importanti: la cittadina di Hull, Hull City, la Torre di Londra e anche la Marina, che è molto importante. Pagina 21, 22. La cittadina di Hull, la Torre di Londra e la Marina. A very important character of this period was Oliver Cromwell, that took the command of the roundheads or parliamentarians. Oliver Cromwell was a member of the gentry. He was a Puritan, and he obtained control of the army and started a new model army, un nuovo modello di esercito, a new model army, in which soldiers were chosen for their faith. Cioè i soldati erano scelti per la loro fede. They fought for their beliefs, not just for the money. Combattevano per le loro credenze, non soltanto per i soldi. And so, this new model army, that was greatly commanded by Oliver Cromwell, was extremely powerful. Era estremamente potente. And very efficient. Molto efficiente. Oliver Cromwell, personaggio fondamentale. Oliver Cromwell. Cosa lo ripeto in italiano perché è importante. Oliver Cromwell è un membro della gentry, un puritano. Cosa fa? Prende il controllo dell'esercito dei parlamentari, dei roundheads, e lo riorganizza secondo il nuovo modello, da cui il nome New Model Army, esercito di nuovo modello. I soldati non vengono più costretti a combattere pagati con un salario, ma vengono reclutati in base
alle loro credenze religiose. Quindi è tutto un esercito di calvinisti, di puritani. È un esercito estremamente potente e ben organizzato. And thanks to Oliver Cromwell, the parliamentarians obtained a great win at Naseby in June 1645. Naseby. Naseby. In the Civil War. In the Civil War. They won the Civil War, yes. Scusi, non hanno detto che era finita e successivamente il Parlamento, cioè questo poi dopo la fine della guerra, componente del Parlamento che era, cioè parte anche della Gentry, no, non dopo, allo scoppio della guerra. Ah! Stiamo vedendo una guerra civile. No, lei ha detto quando finisce che il re scappa e allora questo qui. Ma no, era la prima fase, cioè subito la prima battaglia scappa, però va a York e si organizza a York con l'esercito. Cosa? Ah, la battaglia Naseby, Naseby. Aspetta, non c'è il problema. Allora. È semplice, ragazzi. Il re ha una prima battaglia a Londra, o comunque viene subito messo in fuga da Londra e si rifugia a York. Sì, abbiamo. Scappare. Runaway. Get out, che significa? Non lo so. Uscire. Sì. Vabbè, sì, prima. So, the king ran away from London and goes to York. And there, he organizes his army. In the meantime, Oliver Cromwell reorganizes the parliamentarians' army, that is called from this moment on New Model Army, because of the new ways of call. The king was definitely defeated in Scotland, in 1646, and this is the end of the First Civil War. We speak about First Civil War because we will see another one in the 80s. Negli anni 80 ci sarà un'altra guerra civile, ma la vediamo poi. Sì, alla fine viene. Ma come si chiama la battaglia? Allora, la battaglia di Naseby, c'è la sconfitta di Carlo I ad opera di Cromwell. Poi viene definitivamente sconfitto dagli scozzesi, perché vi ricordate, tutta la guerra civile era uscita, era scoppiata perché il re aveva bisogno di soldi per la guerra contro gli scozzesi. Quindi continua la guerra con gli scozzesi, era un po' accerchiata. Di origine sì. Sì, perché c'era stata una rivolta dei, non sono andato troppo nello specifico, c'era stata una rivolta dei vescovi cattolici scozzesi, bishops, Bishops War si chiama. Però adesso non facciamo storia moderna, stiamo facendo, non facciamo un corso universitario di storia moderna, quindi non sono entrato troppo nel dettaglio. Ci siamo fin qui? No, aspetti, allora, la prima volta Cromwell vince Charles I perde. Sì. Nel secondo Carlo I continua a perdere. Okay. Diciamo che la sconfitta definitiva viene per mano degli scozzesi l'anno dopo, l'anno dopo. Nel 45, giugno del 45 Naseby, e l'anno dopo nel 46 la definitiva sconfitta, l'atto di arresa di Carlo I agli scozzesi, 5 maggio. The king was arrested and imprisoned in Hampton Court, as you can see here. In 1647, and executed, cioè viene ucciso, viene decapitato, come già abbiamo visto, nel gennaio del 49. Cromwell took the formal surrender of the royalists at Oxford in June, and royal power passed to the army. Cioè l'esercito diventa il garante per Cromwell. Vi anticipo in italiano il passo successivo, oggi sto parlando troppo in italiano, però vabbè, preferisco che capiate. Cromwell prende il potere appoggiato dall'esercito, e cosa farà? Cercherà di impostare un potere basato sul Parlamento senza il re. Vedremo fra poco. Senza essere re è lui il capo. È complicata la faccenda. All'inizio cerca di dare pieni poteri al Parlamento, poiché non ci riesce. Cosa fa un leader di solito quando non riesce a organizzare una famiglia? Esatto, prende una sorta di dictatorship, di dittatura, in cui ha tutti i poteri del re,
senza essere chiamato re. Ma il re è morto. Allora, in questo momento nel 47 il re è imprigionato. Nel 49 viene condannato a morte e ucciso. Nel 48 viene condannato a morte e nel gennaio del 49 viene ucciso. Viene decapitato. Cioè, quindi dopo e quindi arrivo. Cromwell fallisce nell'organizzare un nuovo parlamento funzionante in maniera autonoma, perché ci sono troppe forze che si scontrano, e quindi assume una via autoritaria, cioè diventa sostanzialmente un nuovo re in maniera transitoria e soltanto per servizi, non perché volesse diventare onnipotente, senza prendere il nome di re. Lo vediamo subito. He will become protector of the Commonwealth, lord protettore del Commonwealth. Commonwealth vuol dire bene comune, però oggi esiste il Commonwealth, no? L'insieme di tutti gli, di tutte le ex colonie britanniche che sono unite in questo accordo, a capo del quale c'è la regina. Infatti vedremo in quinta, Dio piacendo, che a un certo punto Churchill, durante la battaglia d'Inghilterra, dice: se anche la democrazia inglese sarà distrutta, arriverà il giorno in cui sorgerà una nuova forza dal nuovo mondo, America, e tutti insieme le potenze del Commonwealth ribalteranno il regime nazista. Nasce qua, nasce con l'imperialismo inglese, nasce con Elisabetta prima, con il Commonwealth adesso, e poi l'altra tappa che vedremo sarà la regina Vittoria nell'Ottocento. E quindi Cromwell became a dictator because he could not organize a functioning parliament, and so he started to rule over Britain, over England, as a king without being named king, cioè governa come se fosse un re senza esserlo, senza essere chiamato re. Doveva essere una cosa transitoria. Cosa succede? Che purtroppo per Cromwell muore all'improvviso, per pochi mesi, per un mesetto circa, la carica di lord protettore del Commonwealth passa al figlio, che non ha però il potere, il physique du role, la forza per mantenere il ruolo del padre. E cosa succede? E tornerà a re. Tornerà a re. Ok, ovviamente non è più Carlo I perché è stato Charles II, il figlio. E l'inizia. So why Cromwell did not succeed? Cioè non ha avuto successo. He failed in the reorganization of the parliament. Because he had four groups to contend with. So in the new parliament there were members of the defeated royals. Il nuovo parlamento di Cromwell, perché non funziona? Perché c'erano membri realisti che erano appena stati sconfitti, who were enemies of Cromwell, giusto? Cioè, secondo voi i realisti danno appoggio a Cromwell? Ma chi sono questi realisti? Erano gli amici del re, i nobili. No. Quindi nella House of Lords sono tutti contrari, tranne pochi illuminati. Cromwell faceva parte dei, parteggiava per i congregazionalisti. Quindi una volta che viene meno il nemico comune, avviene la spaccatura tra gli alleati, no? Come sempre. Quindi cominciano a litigare anche tra presbiteriani e congregazionalisti. Quindi i presbiteriani tolgono l'appoggio a Cromwell. L'esercito è un... sì? No, non lo spiego in italiano. Vi sto spiegando perché il progetto iniziale di creare un parlamento autonomo di Cromwell fallisce. Il re è stato sconfitto, imprigionato e verrà poi ucciso. Cosa fa Cromwell? Prova ad organizzare un parlamento autonomo. Non ci riesce e quindi poi prende la dittatura. Perché non ci riesce? Perché in quel parlamento ci sono quattro diverse fazioni che lo contrastano molto ferocemente. I realisti sconfitti perché... erano amici del re, lui l'ha appena fatto uccidere. I presbiteriani, perché è venuto meno il nemico comune del re, si crea una profonda spaccatura tra i congregazionalisti e i presbiteriani. L'esercito, perché l'esercito è un putpourri, è un misupiso, diciamo in dialetto, no? Cioè, c'è di tutto un po', e quindi non ha una sua, è una creatura amorfa l'esercito, c'è un po' di tutto, e quindi non ha una direzione precisa ed è un po' la mina impazzita. E poi c'è
un'ultima parte veramente interessante che non abbiamo ancora citato, The Levelers, The Extreme Left Wing of the Army. È tutto scritto. The Levelers. I livellatori. C'è anche sul vostro libro di testo in italiano spiegato molto bene, andate poi a prenderlo. The Levelers, i livellatori, erano l'ala dell'esercito che si collocava all'estrema sinistra. Quindi che cosa volevano? Provate un po' a immaginare. Beh, comunismo è un po' prematuro, però sì, la direzione è quella. Uguaglianza di tutti i cittadini, tutti i diritti uguali per tutti. Abolizione della proprietà privata. Che erano dei puritani. Erano dei comunisti antilitera, va bene, però non è ancora... Beh, i principi sono gli stessi. Erano contro la gente. No, aspetti. Sì, perché... contro la proprietà privata. E com'è che nascono questi... Non ho capito come nascono. Sono l'ala di estrema sinistra dell'esercito. L'esercito contiene un po' tutti. Hanno un potere. Eh sì, per due motivi. Uno, perché fanno parte dell'esercito. In un momento di anarchia, chi ha le armi è potente. E due, perché ci sono comunque dei membri del Parlamento che la pensano così. In realtà, i livellatori sono extraparlamentari tendenzialmente, cioè non fanno parte del Parlamento, ma sono parte dell'esercito. Però hanno un peso, soprattutto se il Parlamento si basa sulla forza delle armi. Ecco, scusi, a proposito delle armi, no? Perché avrebbero avuto dei problemi con... C'è questo Cromwell, perché ha avuto dei problemi con l'esercito, se lui aveva creato questo esercito? Tutto... Perché all'interno dell'esercito c'erano tantissime fazioni diverse. C'erano i presbiteriani, i congregazionalisti, i livellatori, poi vedremo c'erano anche i diggers, gli scavatori, un'altra cosa ancora. Ma scusi, lui non aveva scelto solo quelli che erano veramente devoti alla religione, quindi combattere... Ma sono tutti puritani questi. Ah, cioè quindi c'era anche un po' di fetch. Ma no, semplicemente guarda quante idee diverse dentro alla... Ah, c'erano i congregazionalisti, okay, i presbiteriani, i livellatori e poi vedremo anche i diggers, gli scavatori. Okay. E sono tutti puritani però. Pensate che poi ci sono anche i cattolici, sono una minoranza, e gli anglicani. Quindi capite che la situazione è complessa. Quelli che sbagliano avanzavano. Cioè, come si può chiamare questa parte dell'esercito? Quale? Questa qua di estrema sinistra. I livellatori, The Levelers. Livellatori. Cosa fa la livella? Appiattisce tutto, no? Pareggia tutto. Abolizione della proprietà privata, diritti uguali per tutti, suffragio universale, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che siamo 140 anni prima. E c'è già il comunismo. 130 anni prima, non del comunismo in realtà, di che cosa? Di che? Del terrore giacobino. Ah. Rivoluzione francese che fare. In this situation, Cromwell found himself surrounded on one side by hatred, because in the commons most members looked forward to a new king, and on the other side by suspicion, because in the army a mutinous group, the levels, felt the changes were not going far enough. Quindi sostanzialmente da un lato ci sono persone che lo odiano, e dall'altro, cioè l'esercito, quello che l'ha messo al potere, ci sono persone che lo guardano con sospetto, perché non sta... andando troppo, cioè perché non sta portando fino in fondo la rivoluzione, ma è cauto, diciamo così. Quindi Cromwell, cosa possiamo dire? È un moderato, no? E l'ala sinistra lo spinge da una parte, l'ala destra lo spinge dall'altra e lui è in mezzo. Quindi vedete che non riesce a tenere insieme queste due opposte fazioni. Ci siamo? Sì. È tutto chiaro? Cromwell tolerated the situation, which was too conservative for him, until April the 20th, 1653, when he went to Westminster, che è il Parlamento, with a company of soldiers and sent the member of the Parliament out of the chamber. Lui, perché tutti questi problemi, diciamo, si è autoproclamato re senza essere vestito. Esattamente. So, in December 1653, the nominated parliament dissolved voluntarily, cioè il parlamento nominato fallisce, si auto discioglie. And a sort of constitution prepared by some officers of the army created the parliament of the protectorate, il parlamento del protettorato, and gave Cromwell his position as Lord Protector of England, Scotland and Ireland. Lord Protector of the
Commonwealth. 1653 cos'è? Si scioglie il Parlamento. Sì, e quindi viene, d'urgenza viene creato un nuovo Parlamento chiamato Parlamento del Commonwealth e viene attribuita la dictatorship a... As you can see at page 25, Cromwell, non dovete farlo tutto, buttateci un occhio ma non entriamo troppo in dettaglio. Cromwell accepted the petition but refused the crown, rifiutò la corona, thought he had all the powers of the king except the name, benché avesse tutti i poteri del re eccetto il nome. Scusi, cosa si è fatto a sciogliere completamente? Come si chiamano? Cosa? Questo è il Parlamento nuovo? No. Parliament of the Commonwealth. Commonwealth, qualche. Come si è fatto a rivoltare completamente il Parlamento se c'era lì ancora con le mani a carta? Scorso... Si sono sciolti, hanno detto non riusciamo più ad andare d'accordo, basta, ci sciogliamo e facciamo la cioè, quindi se il Parlamento all'interno non ci vuole, non ci vuole più essere... Eh sì, se litigano tutti tra di loro a un certo punto. Cioè, se invece... Il re avesse voluto eliminare completamente il Parlamento, lì la Magna Carta non permetteva il fatto che... Sì, diciamo che comunque il re l'ha fatto e poi c'è stata la guerra. No, vabbè, poi è stata una scelta del Parlamento, in fin dei conti, eliminarsi. Sì. Ci siamo fin qui. Di compito, per la prossima volta, così fate esercizio, vi completate pagina 23. Così fate esercizio di completamento. Sì. Questa è una pagina, questo testo 2... Oliver Cromwell and the Commonwealth. Vedete che è un riassunto sulla vita di Cromwell. Va bene? Come si dice in inglese? Fill in the gaps, cioè riempite gli spazi vuoti. Vi dice potete prendere spunto dal glossario. Pagina 23. Oliver Cromwell and the Commonwealth. È breve, l'ho fatto in 5 minuti. No, questa parte è lì.